Nel percorso espositivo si potranno scoprire 100 odori, sono tantissimi, forse il nostro naso riesce a riconoscere 10.000, ma ci sono alcuni che ci interrogano, forse di più. A me piace tantissimo per esempio l'odore dell'ambra. L'ambra, che ha una storia incredibile, l'ambra grigia, è legata a un vomito, potremmo chiamarlo così, di una balena del Capodoglio. Ed è pazzesco come noi, che abbiamo bisogno, siamo una società post-odorosa, ci siamo tolti gli odori del nostro corpo, guai avere un odore oggi, perché sennò è imbarazzante rispetto agli altri, poi ci siamo messi dei profumi che contengono delle essenze animali, a volte ghiandole anali di animali, che sono messi nei profumi. Quindi vedete come il naso di fatto ci collega a questa animalità, e per me questo strano profumo che è prodotto dal vomito di questa balena, l'ambra grigia, è qualcosa che ci lascia in sospeso, che ci lascia sognare, che ci lascia lì, sospesi tra i sogni, tra i desideri, tra qualche cosa che non riusciamo ad afferrare. Forse questo è il bello dell'olfatto.